da un po' di anni che gli abitanti della Valle del Fino riscoprono il Montonico, quel ciapparone di grappolo che arriva addirittura a pesare anche 3 kg, con acini verdi e fitti che non arriva mai a maturazione. Non per questo in questo territorio la vendemmia si effettua a metà ottobre. I ricordi per quelli come me di una certa età ci riportano indietro nel tempo, fra le due guerre, quando questa uva veniva esportata nel nord Europa con la denominazione di uva d'oro dei Colli Bisentini e di Poggio delle Rose, per essere consumata fresca come uva da tavola e addirittura veniva conservata appesa e consumata nel periodo natalizio, che l'usanza vuole che mangiare l'uva a Natale ed i primi giorni dell'anno è ben augurante per tanta fortuna. Fu la fillossera, eh sì, che fece il resto, una malattia che colpì le radici e le foglie del vitigno. Fu negli anni Ottanta, dopo la nascita della cantina sociale Amimont, voluta da alcuni cultori del vitigno, fra questi Francesco Valente, maestro elementare che dopo la pensione si dedicò anima e corpo alla cantina, imbottigliando il Montonico, che poi negli anni diventò anche uno spumante chiamato Cervis. Oggi è la nipotina Francesca, per amore del nonno, che si è appassionata del Montonico, ma con una cultura scientifica, con una laurea in tecnologia alimentare, con un dottorato sul settore vitivinicolo. E così, con la spinta, sì, con l'aiuto di papà Agrippino e mamma Lella, e così ha messo su un'azienda agricola con quasi 4 ettari di vigna, con la speranza di raddoppiare la superficie con i nuovi bandi regionali. Un altro giovane imprenditore si affaccia sulla spumantizzazione del Montonico. Così, come ci dice il professor Seghetti, sì, è un'uva che si presta molto alla spumantizzazione per la sua grande acidità. Orgoglioso il nuovo produttore del Montonico, Matteo Ciccone, che reduce dal Salone del Gusto di Torino, che con un grande successo per il suo prodotto che è andato a ruba ed è piaciuto moltissimo. Anche grazie, sì, Matteo ci tiene a dirlo, il riconoscimento del presidio Slow Food dell'uva Montonico. Ottima e abbondante la vendemmia del nuovo impianto di 2 anni fa, con un'ottima resa che ha ricompensato i sacrifici e anni di lavoro. Anche qui grazie a papà Alberto, gran lavoratore, da mani a sera, senza trascurare la collega, sì, la signora Gilda, che è già dalle 5 del mattino è in piedi per sistemare e controllare tutta l'azienda. Sì, il viticoltore chiude ringraziando tutti gli intervenuti. Come dire, una nuova generazione di giovani produttori, di agricoltori, di viticoltori, con il desiderio di impegnarsi in agricoltura. C'è un forte attaccamento alle proprie radici, come dire, il ricambio generazionale c'è, forse i contributi, le agevolazioni come premio per i giovani spesso sono cifre modeste che non invogliano i giovani viticoltori. Sul tavolo della presidenza il sindaco Enzino De Febis, Gabriele Barbarossa, presidente Proloco, Leonardo Seghetti, docente istituto agrario Ascoli Piceno, Giancarlo Moretti, già direttore di ricerca viticoltura, Gianni Brandozzi, editore e antiquariato di Ascoli Piceno, Carlo Matone, presidente del GAL Appennino Teramo. Vediamo. Professor Seghetti, si parlava di impianti nuovi del vitigno Montonico. Qual è il futuro per questi nuovi viticoltori? Ma il futuro sicuramente è il roseo, visto anche il successo recente della manifestazione Terramare, dove è stato presentato il vino Montonico, e soprattutto la speranza è che giovani imprenditori tornano in campo e credono in questo prodotto, che è veramente l'espressione del territorio. L'ho detto tante volte, il Montonico si coltivava a tutte quante le parti, ma la sua origine, la sua storia è legata a questo territorio, è legata a questo ambiente climatico dove c'è una forte escursione termica e dove qui riesce a dare sicuramente delle potenzialità e delle produttività anche importanti. Questo non significa che in altri territori non lo possono piantare, ma significa mantenere l'originalità e mantenere il contatto con il territorio. E quindi ben vengano questi giovani che credono ancora a quello che è stato fatto per questo vitigno, e soprattutto anche ricordare quelle persone che oggi non ci sono più e che
hanno fatto tanto per salvaguardare quelle poche viti che erano rimaste e oggi la produzione sta ripartendo. Lei a tavola preferisce più il pecorino o il montone? Anche qui, a seconda degli abbinamenti, è da scegliere l'uno o l'altro. Oggi il montonico sicuramente ha un grande successo, può avere un grande successo per la sua bassa gradazione. Il pecorino si raggiunge facilmente i 14 gradi, il montonico per arrivare a 12 ce ne vuole, quindi 11 e mezzo è un vino che si lascia bere. Ma la sua espressione ancora più importante è quella del vino spumante, proprio perché c'è questa notevole caratteristica di frizzantezza, di freschezza, di vivacità che deve diventare, tra virgolette, lo spumante, se vogliamo fare un paragone, tipo il prosecco di questo territorio. Di un gemellaggio con l'Austria faremo, perché era il vino che ha portato Vespasiano quando ha conquistato l'Austria, ha portato il vitigno della montagna di Ascolata quando lui ha conquistato l'Austria. E c'è tutto un mondo affascinante. Tra l'altro mi diceva il professor Attilio Scienza di una cosa molto importante, che il montonico lui ha trovato tracce nella scrittura cuneiforme degli Assiri 6000 a.C. parlavano di questo vitigno, il montonico, quindi è praticamente la traccia più antica di un vitigno che la storia ci ha tramandato per iscritto. Adesso vi farò avere appena possibile la traduzione di questa scrittura cuneiforme dove si parla del montonico, appena mi sarà possibile. Il professore l'avevo invitato per oggi, poi è in giro, in tournée in Europa, e verrà a trovarci il 13 ottobre e aveva piacere di venire qui per conoscere proprio il montonico, che anche lui è molto incuriosito. Va bene. Il GAL, come sapete, ha lo scopo di valorizzare le zone rurali con dei principi ben precisi, cioè quello di riscoprire le tradizioni, di valorizzare l'esistente, quindi fare iniziative che non stravolgono quello che c'è, per essere sintetici. Quindi usare il territorio, la storia, la cultura, l'architettura per creare delle occasioni di sviluppo e consentire soprattutto alle generazioni più giovani di rimanere in questi territori. Chiaramente il discorso è molto vasto perché tra l'altro si è consapevoli che la presenza dell'uomo in questi territori marginali svolge anche una funzione di conservazione dell'ambiente, di preservare i dissesti idrogeologici e quant'altro. E la destinazione era pluriuso, ma un tempo, che dato che i mezzi idrologici ce n'erano pochi, la possibilità di poterlo conservare era quello o come uva passita o facendo il vino cotto. Queste erano realtà. Pertanto, avendo una buccia anche spessa, posso avere la possibilità di poterlo conservare e di conseguenza, essendo un vitigno che non ha molti profumi e sapori, di conseguenza il passito che è ottenibile ovviamente acquisterà tutti quegli aromi terziari che sono legati essenzialmente al fatto dell'appassimento e al fatto della riduzione di quelle che sono le note erbacee, perché al di fuori di questo ambiente è un vino che fa schifo, detto in maniera chiara così. E certificato. Chiaro. Quindi, di questo penso di essere stato molto chiaro. Limpio. Perfetto. L'altra realtà del pecorino. Il pecorino, ad esempio, non era coltivato perché ovviamente faceva i grappoli piccoli. E pertanto
No? Il criterio del viticoltore, dell'antico viticoltore abruzzese, era quello di fare tanta uva, come un po' tutti i viticoltori d'Italia, anche quelli messi del Veneto, che se ne dicano. Attualmente ovviamente hanno il vento in poppa, no? Tra Amarone e Prosecco. No? Diciamo che intanto buongiorno a tutti, diciamo che gli ultimi 10 giorni per chi come me, come noi ama questo vitigno sono stati di fondamentale importanza. Dal 22 al 26 settembre noi siamo diventati l'anno scorso presidio Slow Food come uva d'Antonico e siamo stati al Salone del Gusto a Torino, in Piazza San Carlo, quindi proprio nel centro storico di Torino, a portare alto il nome di questo vitigno. La cosa più difficile è stato spiegare alle tante persone che venivano lì da noi a provare i nostri prodotti, che quando assaggiavano uno spumante dice: ah, ma questo è moscato. Beh no, ma detto, ma si chiama Montonico. Ma Montonico è il nome del vitigno, non il nome del vino. Cioè, solo far capire la storia di questo vitigno in un contesto fuori dal comune di Pisenti, dalla provincia di Teramo, dalla regione Abruzzo, beh, è chiaro che è stato qualcosa di emozionante, e vedere la gente entusiasta di fronte a quello che gli proponevamo, devo dire che è una cosa che ci ha fatto molto molto piacere. È chiaro che negli ultimi 10 giorni al ritorno da Torino c'è stata la prima vendemmia ufficiale con i nuovi vigneti che noi abbiamo impiantato. Io mercoledì e giovedì abbiamo vendemmiato un ettaro di vigneto, diciamo che è stata un'emozione grande, grande, grande anche quella, anche perché il frutto di anni di lavoro vengono ricompensati sono stati ricompensati in questi 2 giorni. È chiaro che l'ultimo evento importante di questo trittico in questi giorni è stata la presentazione di questo libro. Questo libro che sia il professor Seghetti, a cui va il nostro più grande ringraziamento per quello che ha fatto e continua a fare per il Montonico. Ringrazio il professor Brandozzi che comunque con i suoi studi, il suo libro, questo libro che lui ha riscoperto dei tempi del fascismo mi ha sorpreso in una maniera incredibile. A me piace ricordare solo che nel 1936 a Bisenti si producevano 11.000 quintali di uva. Adesso se arriviamo a, non lo so, 200 quintali facciamo una roba. Questo è il vero senso di chi vuole fare qualcosa con i prodotti della propria terra. E noi ci stiamo provando. E poi devo ringraziare Carlo, perché oltre al sindaco ovviamente, che grazie a lui abbiamo avuto la possibilità, tramite i vecchi fondi della vecchia programmazione del PSR 2007-2013, abbiamo avuto la possibilità di ristampare questo libro. Grazie. Allora, prima